I rocket del nuovo millennio sono stati quasi sempre una grande incompiuta. Negli anni 2000 si sono affacciati più volte ai playoff, superando il primo turno solo nel 2009, e nel decennio seguente hanno raggiunto due finali di conference, senza mai riuscire a compiere l'ultimo passo. Ecco il quintetto ideale degli Houston Rockets dal 2000 in avanti. Playmaker, James Harden. Il 2012 è l'anno dell'esplosione per Harden, che viene premiato come Sixth Man of the Year e aiuta i Thunder a raggiungere la finale NBA. In fase di estensione contrattuale, però, emergono importanti differenze tra la richiesta del giocatore e le esigenze salariali di Oklahoma City. Così, pochi giorni prima che cominci una nuova stagione, va in porto un'operazione destinata a cambiare gli equilibri della Lega. Harden viene ceduto agli Houston Rockets, con i quali emerge rapidamente tra i migliori giocatori NBA e tra i realizzatori più inarrestabili di sempre. Negli anni trascorsi in Texas arrivano 8 All-Star Game, 6 inclusioni nel primo quintetto All-NBA, 3 titoli di miglior marcatore e uno dei migliori assist man della Lega. Nel 2018 guida i Rockets al miglior record della loro storia, viene eletto MVP e trascina per la seconda volta la squadra alle finali di conference, dove Houston si ferma a un passo dall'eliminare la corazzata Warriors. Archiviato un 2018-19 straordinario sul piano individuale, chiuso a oltre 36 punti di media e una deludente eliminazione al primo turno nella bolla di Orlando, i Rockets si preparano alla ricostruzione. Harden, che si presenta in ritardo e visibilmente fuori forma al training camp, chiede di essere ceduto. Viene accontentato a gennaio 2021, quando lascia il Texas dopo quasi 9 anni, per unirsi ai Brooklyn Nets. Guardia, Steve Francis. Nel 1999, Stevie Franchise viene quasi regalato ai Rockets dai Vancouver Grizzlies, costretti a cederlo dopo che il giocatore ha dichiarato esplicitamente di non gradire la franchigia che lo ha appena scelto al draft. In Texas, Francis mette in mostra il suo atletismo esplosivo e le sue straordinarie capacità realizzative, guadagnandosi due convocazioni all'All-Star Game, ma con lui in campo la squadra raggiunge i playoff solo nel 2004, quando viene distrutta al primo turno dai Los Angeles Lakers. Quell'estate Steve, che oltre alle qualità di qui sopra ha manifestato di non trovarsi benissimo con coach Jeff Van Gundy, viene ceduto agli Orlando Magic nella trade che porta a Houston Tracy McGrady. Alla piccola, Tracy McGrady. Se in Florida è diventato una superstar, in Texas T-Mac si consacra come uno dei giocatori copertina degli anni 2000. Si presenta al nuovo pubblico con la leggendaria performance del 9 dicembre 2004, quando i suoi 13 punti negli ultimi 35 secondi di gara regalano un'incredibile vittoria in rimonta ai Rockets contro i San Antonio Spurs. Nelle 5 stagioni e mezza trascorse a Houston, McGrady aggiunge al suo palmarès 3 All-Star Game e 3 quintetti All-NBA, ma colleziona anche una miriade di infortuni, che sommati a qualche deludente prestazione nei momenti decisivi, impediscono ai Rockets di superare il primo turno playoff. Un obiettivo che viene raggiunto, ironia della sorte, nel 2009, quando T-Mac è in infermeria. I problemi alla schiena, alla spalla e al ginocchio accelerano bruscamente il suo declino, e a febbraio 2010 il suo contratto viene scaricato ai New York Knicks, con i quali McGrady imbocca il viale del tramonto. Alla grande, Yao Ming. Il colosso cinese è la scontatissima prima scelta del draft 2002. Con lui i Rockets fanno bingo due volte. Innanzitutto sul piano del marketing, visto l'enorme seguito e clamore suscitato dal ragazzo in patria e fuori, ma anche dal punto di vista tecnico. Yao spegne velocemente lo scetticismo statunitense e diventa uno dei migliori centri della Lega, guadagnandosi non solo la chiamata all'All-Star Game in ciascuna delle sue 8 stagioni, in certi casi aiutato dai voti dei numerosissimi connazionali, ma anche 5 inclusioni nei quintetti All-NBA. Come avrete sentito poco fa, le stagioni da professionista del fenomeno cinese sono solo 8. Dopo aver saltato appena 2 incontri nelle prime 3 stagioni, dal 2005 in avanti Yao viene tormentato da una serie di gravi infortuni. Prima i problemi al piede sinistro, poi quelli al ginocchio destro, poi le operazioni allo stesso piede sinistro gli consentono di superare le 60 presenze solo nel 2008-2009, quando Houston arriva al secondo turno playoff e lo costringono a un prematuro ritiro nel 2011. Centro Clint Capela. Il centro svizzero di origini angolane e congolesi viene scelto a fine primo giro del draft 2014. Trascorre le sue prime stagioni come riserva di Dwight Howard, ma con la partenza di quest'ultimo viene promosso in quintetto da coach Mike D'Antoni. Perfetto compagno di pick and roll per James Harden, Capela è un elemento fondamentale dei Rockets nella seconda metà degli anni 10, quando la squadra raggiunge 2 volte le finali di conference. A febbraio 2020, dirigenza e staff tecnico tentano un esperimento tattico estremo, spediscono Clint agli Atlanta Hawks e rimangono con una rotazione senza centri di ruolo. Non funzionerà un granché, e dopo i deludenti playoff nella bolla, in Texas fa tirare building. Sesto uomo, Eric Gordon. Gli altri candidati al posto erano Dwight Howard, che in Texas ha vissuto 3 grandi stagioni sul piano individuale ma non ha mai raggiunto grandi risultati di squadra, e Chris Paul, il quale però ha passato solo 2 stagioni a Houston, con un netto calo di prestazioni nella seconda annata. Gordon è stato invece uno dei simboli dei Rockets nei loro anni migliori. Dopo un ottimo esordio con la maglia dei Clippers e i tanti infortuni che hanno condizionato la sua esperienza a New Orleans, la sua carriera sembrava in rapido declino. Invece in Texas, Eric ha vissuto una seconda giovinezza. Coach D'Antoni lo fa partire dalla panchina per punire le difese avversarie con il suo micidiale tiro da 3 punti, e Gordon risponde talmente bene da essere premiato come sesto uomo dell'anno nel 2016-17. È anche dalle sue mani che passano le grandi stagioni dei Rockets, che spesso si affidano a lui nei momenti decisivi. Una nuova serie di infortuni e il cambio di rotta della franchigia lo portano all'addio a febbraio 2023, dopo 6 anni e mezzo di onoratissimo servizio. Allenatore Mike D'Antoni.
L'architetto del 7 Seconds or Less viene ingaggiato dai Rockets nell'estate del 2016, dopo le parentesi fallimentari alla guida di Knicks e Lakers. Come il nuovo allenatore, anche Houston, che sembrava finita su un binario morto, ha bisogno di riscatto. L'obiettivo viene centrato fin dalla prima stagione. I Rockets passano da 41 a 55 vittorie, D'Antoni viene premiato come Coach of the Year e James Harden, spostato nel ruolo di playmaker del nuovo coach, diventa il migliore assist man della Lega. L'anno dopo arrivano la regular season più vincente nella storia della franchigia, il trofeo di MVP per Harden e le finals sfumate all'ultima partita contro Golden State. D'Antoni costruisce attorno al barbuto numero 13 una versione potenziata dell'attacco run and gun con cui aveva reso celebri i Phoenix Suns negli anni 2000, stabilendo un modello imitato da molti colleghi negli anni a venire. La fallimentare stagione 2019-2020, chiusa malamente al primo turno playoff, segna la fine di un ciclo in Texas. D'Antoni, che aveva annunciato da tempo di non voler rinnovare il suo contratto, è il primo a lasciare la squadra, che si prepara a una lunga ricostruzione. Questo era il nostro quintetto del millennio per quanto riguarda gli Houston Rockets. Nei commenti fateci sapere cosa avreste cambiato o le eventuali menzioni d'onore. Con un invito a lasciare un like al video e iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.